Benvenuti a tutti a questo appuntamento con i video guida sulle strategie base di StarCraft 2. Con me ci sono Fire e Jack Ryder. E in questo episodio parleremo di una strategia Zerg molto semplice, l'attacco più veloce per uno Zerg, il Temp Pool. Ecco quindi la scheda tecnica di questa strategia. Adesso che siamo arrivati a 200 unità di cristallo, possiamo creare la fossa germinale. In questo modo potremo produrre i nostri primi Zergling. È molto importante adesso, subito una volta che siamo arrivati a 100 unità di cristallo, creare i primi due droni. Notare le due linee che escono dal vivaio. Sì. Una linea marrone è puntata direttamente sui cristalli, così i droni creati arrivano sì, automaticamente a raccogliere i minerali, mentre l'altra deve essere mandata direttamente nella base del nostro avversario, senza portarla troppo vicino al suo punto di spawn. Ecco, adesso seguiamo il nostro drone che stiamo mandando per spiare il nostro avversario per essere sicuri che si sia chiuso o meno. Chiudersi? Che senso? Chiudersi è semplice, vuol dire quando crei i primi edifici con qualsiasi razza, di solito le razze che giocano contro gli Zerg lo fanno sulla prima rampa, così che un eventuale rush, come in questo caso, possa essere bloccato o meno. Come si può vedere dalla minimappa, invece, il nostro avversario non si è assolutamente chiuso. Sì, in questo modo ci ha lasciato spazio aperto non solo per inviare il nostro drone per controllare le sue mosse, ma anche per i nostri Zergling che arriveranno tra poco, sarà molto facile passare sulla rampa e poi attaccarlo. Ricordiamoci, una volta finito la pozza germinale, aspettate 150 di cristallo e create subito tutti e tre gli Zerg possibili. Una volta che siamo arrivati a 10 risorse, le nostre risorse per le unità, quindi siamo al momento 10 di 10, bisogna subito creare un overlord come ho appena fatto per poter espandere il limite e creare altri Zergling. Ecco i nostri Zergling che stanno arrivando. Molto importante da constatare sono i gruppi. Ah, ecco un Marine che purtroppo farà una brutta fine. Poverino, sapeva cosa stava facendo. Notate i nostri rifornimenti armata. Molto importante sono i gruppi. Bisogna creare un gruppo per gli Zergling, come ho fatto in questo caso, e un gruppo in ogni caso per il centro città, in modo da non ritornare ogni volta che si creano nuove unità. Lo si può fare direttamente con una scorciatoia da tastiera, nel caso specifico il tasto 3, S per entrare nel menu di creazione dell'unità, Z per gli Zergling o D per i droni qualora fosse necessario in seguito. Comunque possiamo vedere adesso i droni che per prima cosa vanno a indebolire l'economia dell'avversario, che attaccando i vari SCV, ed in seguito si concentrano sulle caserme. È molto importante nel caso dei Terran attaccare subito i Marine appena escono fuori, sono unità con pochi punti vita e però in gran numero possono fare molto danno ai nostri Zergling. Oltre al fatto che attaccano a distanza. Sì. Come sarebbe a dire attaccano a distanza? Sono l'unica unità, sia per a differenza di Protoss e Zerg, che è in grado di attaccare a distanza la prima unità base, sia in aria che in aria che a terra, e può comunque attaccare a distanza senza che un'unità gli possa andare vicino. E se fossero in un gran numero questo potrebbe essere un problema. E qui il computer da GG, un computer molto facile, però è una strategia comunque abbastanza vincente. Se il nostro avversario, abbiamo detto, non si è chiuso. Sì, quindi soprattutto nelle basse leghe è molto facile, anche da seguire. È raro che un avversario, soprattutto se terreno Protoss, si possa aspettare un'apertura di questo tipo. È una tattica anche molto vecchia, la ricordo dal primo StarCraft, ora che ci penso. Sì, è una trasposizione più moderna del primo StarCraft. Bene, questo è tutto. Grazie per essere stati con noi e spero che abbiate trovato questo tutorial utile. Se lo avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale o quantomeno mettere mi piace. Ciao mamma, sono su internet!